preparare insieme i biscotti di pan di zenzero, classici biscotti natalizi. La ricetta l'ho presa da Giallo Zafferano, ecco qui i biscotti. Io li trovo adorabili e perfetti per Natale. Se volete vedere come li ho preparati, restate qui dopo la sigla. Per i nostri biscotti allo zenzero avete bisogno di un cucchiaino raso di bicarbonato, oppure mezzo cucchiaino, 150 g di burro, due cucchiaini rasi di cannella in polvere, 350 g di farina 00, 150 g di miele, 2 cucchiaini rasi di zenzero, una punta di cucchiaino di noce moscata, un pizzico di sale, un uovo e 160 g di zucchero. Quindi andiamo a preparare i biscotti di pan di zenzero. Allora, setacciate in una ciotola ampia la farina, poi aggiungete lo zucchero, il bicarbonato e tutte le spezie, quindi la cannella, lo zenzero e poi una punta di cucchiaino di noce moscata. Ci andrebbe anche, non mi ricordo quanto, se mezzo cucchiaino o un cucchiaino di chiodi di garofano in polvere, non mi ricordo bene, però beh, se voi l'avete mettetene un po', io non ce l'avevo in questo caso. E il sale. Per ultimo, il burro tagliato a tocchetti, freddo. Aggiungete anche il miele. E adesso iniziate ad impastare. Dopo aver impastato e ottenuto questo composto sbricioloso, aggiungete l'uovo come ultimo ingrediente. E adesso impastate per bene fino ad ottenere una palla omogenea. Ok, prima era eccessivamente appiccicoso, quindi ho aggiunto un'altra manciata di farina. Adesso è sempre un po' appiccicoso, ma come vedete sono riuscita a creare una palla omogenea. Prima non ci riuscivo, quindi aggiungete una manciata in più, vedete voi, poi dipende anche dalla grandezza dell'uovo, insomma, è sempre tutto abbastanza relativo. Quindi adesso mettete questa palla nella pellicola trasparente e la tenete in frigorifero per un'oretta. Ci vediamo dopo. Ok, trascorsa un'ora, tiriamo fuori la palla. E iniziamo a stendere l'impasto. Ovviamente ci aiutiamo con un po' di farina perché l'impasto è un po' appiccicoso, se no si attacca al tavolo o comunque sul piano di lavoro. Mettiamo un po' di farina anche sul mattarello, così, e cominciamo a stendere l'impasto molto sottilmente perché i biscotti in fondo ricresceranno un po'. Ho steso la pasta, cercate di togliere la farina in eccesso. E andiamo a formare i nostri biscotti natalizi. Io utilizzerò queste formine natalizie, in particolar modo questa perché è proprio il classico omino che è di pan di zenzero. Quindi premo sulla pasta.
sulla teglia ricoperta da carta da forno. Ovviamente continuate così per tutti quanti i biscotti e per tutta quanta la pasta. Ogni volta la prendete, la distendete, cioè i ritagli li rimpastate e li distendete nuovamente, sempre aiutandovi con un po' di farina. Infornate in forno caldo a 180 gradi per circa 10 minuti. Li vedete quando sono cotti perché diventano marroncini. Metteteli un po' distanziati perché crescono un pochino. E io intanto vado a fare, come vedete c'è un'altra teglia e sto facendo anche altri, ne vengono un bel po'. Cioè ci vediamo quando li ho cotti tutti quanti. Allora, i biscotti sono tutti cotti, ne vengono circa 70-80. Come vedete ci sono questi, e anche altri. Mi raccomando, mentre li stendete e fate le formine, ricordatevi di usare sempre la farina perché sennò vi si appiccicano al tavolo e al mattarello. Adesso io vado a decorarli con la glassa reale. L'ho già fatta in un altro video, cliccate qui per accedere alla ricetta. E adesso utilizzo i colori bianco e rosso e utilizzando questi cornetti da forno che io mi sono già preparata, sempre sul video dove trovate la glassa, cioè questo qui, durante il video vi faccio anche vedere come si creano questi cornetti da utilizzare come sac à poche, quindi andate a vedere se volete farli. Adesso vado a decorare i biscotti. Io ho decorato solo questa teglia, però adesso andrò a decorare le altre. Anche voi fate lo stesso finché non vi finisce la glassa. Guardate che carini. Ovviamente se avete altri coloranti potete utilizzarli, avevo solo questi. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se è così, mettete mi piace e iscrivetevi al canale e condividete il video con i vostri amici. Se vi interessano altre ricette natalizie, cliccate qui per accedere alla playlist e troverete tutte le ricette natalizie. Allora, alla prossima video ricetta che sarà sempre natalizia. Un bacione. Ciao ciao!